Amici telespettatori e amici del web, siamo con Polifemo Tradizioni, tutta una serie di puntate di Polifemo che vogliono riscoprire le tradizioni locali. Lo stiamo facendo con Enzo Risolvo, un maestro di storia, di tradizioni, di cultura, di dialetto, e lo stiamo facendo ovviamente, siamo nel periodo della appunto Quaresima, e stiamo cercando di vedere come si viveva la Quaresima a Taranto in un periodo per parecchi giorni, un periodo quindi di tempo, un arco di tempo molto esteso, e lo stiamo così sminuzzando, sviscerando, e in questa seconda puntata siamo, diciamo, nel periodo che ci occuperemo del periodo che va da San Giuseppe, quindi il 19 marzo, un po' prima dell'avvento della Settimana Santa. E ricordiamo che siamo qui a Taranto in via Cesare Battisti 83, presso appunto il bar Vittoria. La nostra è stata una scelta di voler esprimere così il nostro ringraziamento per il bar Vittoria, che ha inteso supportare e sostenere questa iniziativa editoriale. Lo stiamo facendo volutamente nel gazebo che insiste appunto dinanzi alla struttura interna del bar. Lo stiamo facendo appunto così en plein air, tra la gente, lo stiamo facendo all'aria aperta. Vedete, ci sono le macchine che passano, le macchine ferme, ci sono i cittadini, i passanti che camminano lungo il marciapiede, ci sono ovviamente i consumatori che sono qui seduti in questo gazebo. Enzo, allora parliamo di questo nuovo periodo che prendiamo in esame. Sì, intanto devo pure io fare l'apprezzamento a questo bar, che veramente è accogliente. Io credevo di dover soffrire il freddo, invece così non è, si sta veramente molto bene. Noi abbiamo parlato la volta scorsa del periodo di San Giuseppe, delle tradizioni di San Giuseppe, e via via ci avviciniamo alla Domenica delle Palme, quindi entriamo nel cuore della Settimana Santa. E praticamente a Taranto si diceva un tempo la voce, la croce, la parma e la pasqua carne, intendendo con questo le voci della, che ricordano le voci della passione di Gesù, le croci, Gesù crocifisso, le palme, il giorno delle palme appunto, e pasqua carne. Quale può essere il giorno di Pasqua? Il giorno della Domenica di Pasqua, perché finalmente dopo digiuni, astinenze, eccetera, eccetera, si riapriva la vita, si rinasceva la vita, ma era la primavera, e quindi si poteva mangiare finalmente la carne dopo 40 giorni di astinenza. Il digiuno durante la Quaresima, precisiamo che bisognava astenersi, mantenersi, essere frugali, ma poi c'erano due giorni che si facevano, era il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Sono questi due giorni ancora oggi in cui si fa il digiuno. E il digiuno, io lo voglio ricordare, non lo devono fare i bambini, non lo devono fare i malati, gli anziani, lo devono fare chi è in carne, chi è forte, e noi abbiamo a Luigi che è molto forte. Veramente avrei bisogno di calare un po', quindi dovrei fare parecchi digiuni. Sì, e allora, vedete, c'è una tradizione durante il periodo di Pasqua, durante il giorno delle palme preciso, quando le fanciulle in cerca di marito prendevano una palma e la buttavano nel braciere o nel camino, e prendevano il responso se si dovevano sposare, quando si dovevano sposare, secondo come bruciava la palma, e dicevano: Parma benedetta, cavinna una volta all'anno, dimmi tu, ma chi ha sposato quest'anno? Allora il responso è un po' specchio mio specchio, specchio delle mie brame, no? Allora, chi è il più bello, la più bella del reame? Che succedeva? Che
Se la palmetta, la foglia della palma del bruciare scoppiettava, si sarebbe sposata entro l'anno. Diversamente doveva ritentare l'anno successivo, insomma, questo è una tradizione. E poi ci sono un'altra tradizione importante, che durante la Settimana Santa per i tarantini era d'obbligo coprire gli specchi, come adesso ancora si fa. Come mai? No, durante la Settimana Santa? Perché è un periodo di passione, di torture che subisce Gesù, e tu non ti puoi rimirare allo specchio, questo è il motivo. E alle donne era vietato lavarsi i capelli, agli uomini era vietato farsi la barba. Non si poteva giocare, non si poteva scherzare, ai cavalli, perché non facessero rumore, fasciavano con degli stracci le zampe, per cui era tutto... Gli zoccoli proprio. Sì, era tutto soffuso il rumore, cioè non si poteva ovviamente partire. Una certa mestizia, ecco, vivere quel periodo con mestizia. Fin dal 1708 non potevano suonare durante la Settimana Santa, ecco perché nasce la troccola. La troccola, quel rumore, lo scampanellio, è un rumore di allegria. La troccola non è un rumore mesto, la mestizia, quindi è un rumore cupo, doloroso, quasi ti porta al pensiero del periodo che viviamo di morte e passione di nostro Signore. E quindi durante questo periodo i confratelli, questo è successo, l'ultima volta che è successo è stato il 1948, quindi 72 anni fa, i confratelli i priori mandavano un confratello di fiducia con la troccola sotto casa delle persone. Voi pensate che Taranto è stata Taranto Vecchio per 9 secoli, fino all'Unità d'Italia, ma anche negli anni 50 ancora era lento l'espansione della città. Andavano sotto casa dei confratelli con la troccola e dicevano delle paroline. Quelli dell'Addolorata dicevano: frate calat a Madonna te spet. Per calat assumeva due aspetti, che era uno quello che doveva scendere, ma anche calarsi in tasca per aiutare, a contribuire a fare... Cioè, raccolta di offerte. Sì, per poter realizzare queste processioni pellegrinaggio. E quindi l'ultima truculiciata appunto fu il 1948 sotto casa. E poi un'altra cosa, e poi finiamo così, è O Piat du Paradis, una cosa bellissima. E praticamente per la gente, una decina di giorni prima che si facessero i sepolcri, adesso si chiama l'altare della reposizione, con il Concilio Vaticano II è cambiato il nome, quindi si chiama Altare della Reposizione. Al sepolcro, andiamo ai vecchi modi di parlare, per arricchire il sepolcro le donne prendevano praticamente, facevano un piatto du paradiso. Un piatto du paradiso era praticamente un piatto nel quale ci metteva un po' di sabbia, un po' di acqua, un po' di terriccio mischiato a semi di lenticchie, fave e grano, e si metteva all'oscuro. Nelle case di un tempo dove si viveva in una stanza, l'oscuro qual era? Sotto il letto, e lì incominciavano a spuntare dei fiori, dei filamenti di colore d'oro, dorati, e le donne coprivano, aggiustavano questo piatto, diventato appunto un piatto du paradiso, e lo offrivano all'altare della reposizione, al sepolcro. Questo voleva, anche questo è un significato, voleva rappresentare che Gesù muore e risorge. Perfetto. E allora, man mano che andiamo avanti con le puntate, poi ci avvicineremo, arriveremo
alla Santa Pasqua, ma ci fermiamo qui e quindi il prosieguo del periodo di Quaresima lo affronteremo nelle puntate a seguire. Per intanto ringraziamo Enzo Risolvo per la sua disponibilità e le perle di storia, di tradizioni e di cultura tarantina, e ringraziamo il Bar Vittoria, sito a Taranto in via Cesare Battisti 83, per la disponibilità che ha avuto e la sensibilità nel supportare queste tradizioni che permettono davvero la crescita del territorio e che permettono di far riscoprire la nostra storia, la nostra tradizione, le nostre origini per chi magari le generazioni più giovani smanettano con lo smartphone e non sanno. Per esempio, Enzo, ne possiamo parlare un giorno, il gioco delle cinque pietre, tanto per dirne una, o della campana. L'altro giorno abbiamo parlato del gioco della Livoria, che è il vero gioco tarantino, perché tutti gli altri giochi con voci diverse, a Muse, che è la cavallina, a Manuel Zozzo, sono giochi che hanno fatto in tutti i paesi, il gioco della Livoria solo a Taranto. Alla prossima!